Io sono Lorenzo e sì, si legge dal titolo. Sono felicissimo, questo video durerà abbastanza poco perché alla fine sono semplicemente le mie impressioni su quello che è stato il mio primo turno di doppiaggio e anche perché alla fine è stato breve, perché non vi aspettate che io abbia fatto il protagonista di, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente. E però sono veramente felice perché finalmente si è smosso qualcosa. Ma prima, sponsor. Benvenuti nello sponsor di oggi. Oggi vi presenterò Gamsgo. Gamsgo è un sito dove si può condividere un account di una piattaforma streaming o quello che cavolo volete. Quante volte ci siamo detti: ma non mi faccio quell'account perché viene troppo, o forse magari abbiamo condiviso l'account con un amico. Bene, siete poveri e soli? Gamsgo è la scelta giusta. Perché? Perché se non avete amici con cui condividere questo, potete tranquillamente affidarvi a Gamsgo, che troverà un amico per voi, così che potrete condividere il prezzo e pagare meno. Grazie al link che troverete in descrizione, avrete il 5% di sconto sull'account Netflix e il 3% di sconto sull'account Disney Plus. Per di più, se lo farete, ci sarà anche un periodo di prova gratuita di 3 giorni più altri 4 di condivisione. Che cosa aspetti? Provalo! Dicevamo, il mio primo turno di doppiaggio. Il video vuole essere serio, ok? Non cazzate come al solito, come negli altri video. Voglio proprio parlare a papale di quello che ho fatto, di quello che... Naturalmente entro certi limiti perché ho firmato dei fogli che mi dicono, naturalmente non posso dirvi il prodotto per il quale ho lavorato, ma posso dirvi qualcosina. Allora, innanzitutto, come sono arrivato a fare finalmente questo primo turno di doppiaggio? Allora, finalmente ho scelto, tra virgolette, un corso che mi dà l'occasione anche lavorativa, semplicemente questo. Quindi la mia insegnante ha visto che sono bravo, secondo lei, anche secondo me, e niente, in poche parole, ha avuto una direzione e mi ha chiamato, semplicemente questo. Quindi non è che sicuramente io abbia vinto un provino, chissà che cosa, ma comunque tra quelli che comunque vanno a questa scuola è come se ci fosse stato una specie di mezzo provino, ecco. E io ero buono per questi due personaggini, ne ho fatti due, sì, esatto. E com'è stato poi? Com'è stato? Allora, la cosa è stata molto semplice, tipo... poi, senti, c'ho un prodotto... Ok, perfetto, dai, sei bravo, quindi vieni, le farei benissimo, tanto sono sicura. E io non ero tanto sicuro. Poi alla fine l'ho fatto benissimo, però questa è un'altra storia e niente, mi chiamano allo studio, ora di primo turno, ora di chiamata alle 11, vado lì, ansia, non vi dico come, arrivo lì con i miei più o meno anche 15 minuti d'anticipo, perché naturalmente io conosco la mia sfiga e nello stesso giorno mi sono sentito male la mattina perché ho cagato l'anima. Poi la macchina, sì, ho beccato il peggio traffico di merda a Saxarubra e poi ancora, andando avanti, il treno non passava e anche la stazione della metro dove dovevo scendere ha deciso, ecco, di chiudere per quella corsa lì. Poi ha riaperto verso l'ora di pranzo, perché sì, però vabbè. E io però conosco la mia sfiga e quindi sono partito prevenuto e ho detto... fanculo, e infatti sono arrivato in orario lo stesso. A dire la verità, anzi, sono arrivato in anticipo e per di più sono andati un po' lenti con i tempi, quindi ho dovuto aspettare una bella mezz'oretta prima di cominciare e è stata la mezz'ora più difficile, perché per me era tipo, cioè sono passate 9 ore lì dentro quella mezz'ora in cui stavo con l'ansia a fior di pelle, bevevo la peggior roba che c'avevo nello zaino, mangiavo qualsiasi cosa, cioè stavo proprio così. Poi alla fine arriva il fatidico momento, firmo il foglio, vado dentro e faccio due personaggi, come ho detto, e un brusio, quindi una voce di sottofondo e due personaggi che hanno uno aveva circa una decina di battute,
mentre l'altro 6-7 ugualmente, non gente insomma che dice solamente una cosa, ma più di una. Sono felice di questa cosa, e anche perché due cose particolarmente simpatiche e molto, devo dire, molto in linea con il mio stato d'animo del momento, quindi da paura. Poi ho avuto anche la fortuna di trovare, a parte vabbè, la direttrice è la mia insegnante, quindi stavo già, la conosco, è meglio, però anche il fonico e la direttrice, sì, è la direttrice, è l'assistente di doppiaggio, sono stati molto carini, molto simpatici, mi hanno fatto una marea di complimenti per quello che ho fatto e quindi mi sono sentito accolto, dai, in questa prima esperienza che molte volte può anche, diciamo, distruggere un piccolo talento sul nascere, perché magari arrivate lì tutti quanti pronti, ah sì, dai, vi capita lo stronzo di turno che vi blasta all'inizio e poi lasciate perdere il vostro sogno, magari per alcuni lo fanno, per una stronzata del genere. Ecco, per fortuna non dico che io l'avrei lasciato perdere, però sicuramente è meglio beccare qualcuno che non sia uno stronzo. E niente, detto questo, basta, sono felice, da qui inizia la mia carriera e spero che appunto sia un inizio, non una fine. Però ho fatto una buona impressione a quanto pare, quindi dai, su.